Perché ti alleni? Per alcune persone è per essere più in salute, per altre per diventare più forti, per altri invece è per la propria salute mentale. Ci sono tante ragioni per cui le persone si allenano, ma senza ogni ombra di dubbio la ragione più comune è quella di migliorare il proprio aspetto fisico. Il motivo più frequente per cui le persone vogliono migliorare il proprio aspetto fisico è per piacere alle ragazze. Ma la domanda è: quale tipologia di fisico le donne preferiscono davvero? Sono andato in giro per la capitale del mondo, Roma, intervistando ragazze ovunque, italiane e turiste, mostrando 4 foto diverse che rappresentano la mia evoluzione fisica negli ultimi anni. Foto numero 1, il fisico di un secco che non si è mai allenato. Foto numero 2, un fisico rotondo di chi mangia decisamente troppo. Foto numero 3, un fisico atletico. Foto numero 4, un fisico da atleta avanzato, diciamo da gara. Le ragazze devono scegliere quale tipologia di fisico preferiscono e spiegare il perché. E alla fine dell'esperimento contiamo i voti e traiamo le nostre conclusioni. Faccio quindi un piacevole allenamento gambe in compagnia del mio coach, che mi tratta come al solito come una principessa. E prima di iniziare, tempo per i pronostici. 1, 2, 3 o 4 e perché? Se la giocano 2 e 3. Perché 3 è il fisico, quello che vorrebbero tutti, è anche accessibile. Il 2 è un fisico un po' delicato, particolare, tosto da ottenere, tosto. Quindi uno dice io forse non ci posso arrivare. Tu sei per il 2. Secondo me, pronostico, il 3 a mani basse. 3 a mani basse. Alle donne non piace roba estrema. Quale tra questi fisici preferite e perché? 1, 2, 3, 4. Prima Deborah. Il 2 o il 3? Perché? Risposta definitiva? Forse il 3. Aspetta, mo ti chiedo il perché. Tu? 3, stessa cosa. Perché il 3? Non lo so, cioè il 2 mi piace, cioè mi piace come il 3, soltanto che il 2 è molto definito. Non lo so, il 3 lo vedo molto più naturale. 3 perché sì e il 2 perché no? Il 2 è esagerato, secondo me. Il 3 è il fisico di qualcuno che si allena, si tiene in forma. E 1 e 4? Non so se è anche la stessa persona, forse. So i cambiamenti della stessa persona. Sì, vero. Sono io nelle 4 fasi della mia vita. Questo sta avendo intuizione. Questo ero pre-gara, questo diciamo che mantenimento easy, questo ero un bambino e qui ero in massa 2 anni fa. Ah. Però perché 1 e 4 no? Ah, il 4 si vede sei piccolo, cioè sei proprio piccolo. Cioè si vede fisicamente che sono bambino? Sì. Ok, va bene. Sì. E l'1 beh, si vede che sei, però sono entrambi fisici normali, nel senso non so. E il 4 è stessa cosa, si vede troppo magro. E l'1 in realtà secondo me ci sta. Si vede comunque il fisico di uno che si allena. Però che gli piace pure mangiare. Grazie Alice, grazie Deborah, grazie per la frecciatina finale. Non potevamo non iniziare in palestra, ma ora è tempo di aggredire il centro di Roma. Andiamo a Via del Corso. Oggi sto chiedendo alle ragazze quale tipologia di fisico preferiscono e perché. Quindi ti farò vedere 4 foto, dici 1, 2, 3, 4, quale ti piace di più? 1, 2, 3, 4. 2. 3. Perché 2 e perché 3? Perché 2 perché è più definito. 2 è troppo definito per i miei gusti. 3 perché è una via di mezzo tra il resto. Perfetto, grazie ragazze, buona giornata. 1, 2, 3 o 4? Questo, 3. Perché? Perché non è né troppo muscoloso né troppo grasso. Neanche troppo magro. Sì, cioè normale, giusto. Giusto. Sì, giusto. Grazie Costanza. Buona giornata. So 1, 2, 3 o 4 and why? First the number and then I will ask you why. 3. Why? Because it's like not that too much. Too much, yeah. Building, yeah, body. For a little bit training, like healthy, but not too much. And what about 1 and 4? Why you didn't like them? 1 is not healthy, like doesn't look healthy. Which one, the first? The first one, yeah. And the same for the fourth one. Like, it's too skinny. Yeah, like he's trying, but not. He's trying, but not achieving. It's not enough. Okay, okay. So what's your name? Subin Lee. What's your name? Sunun Lee. Subin Lee and Sunun Lee. Minchia tosta. Comunque, which body type do you like and why? 1, 2, 3 or 4? Oh, 3. 3, me too. Why? Too muscle. The second is too much. Yeah. It's too much. And what about 1 and 4? Oh, too thin. And yes, I don't like. It's too fat. Yeah, no. So three is okay. Yes. Te voy a preguntar qué tipología de físico te gusta más. 1, 2, 3 o 4. ¿Y por qué? 3 y el 4. El 2. 3 y 4, ¿por qué? Porque es not exaggerated, no es exagerado. Atlético. 2. Porque es atlético, bien. 1, 2, 3 o 4. 3. 2, 3. 3, forse 2 è troppo. Sì, anche per me. Due. Perché il 2 è troppo? Sì. Il 3 è una via di mezzo. Vabbè, senso, sarà contento lui, però. Sì, no, per me è troppo. E 1, 4? Oddio, questo mi sembra un po' troppo asciuttino, un po' troppo gracilino, sì, e l'1. Se devo uscire. Ciao, panzetta. Esatto. Ciao, panzetta, però qualche muscoletto. Sì, no, via. Non è male, però. E 3 è meglio, ci piace di più. Va bene, ciao ragazzi, buona giornata, grazie. Type of body shape do you like the most? 1, 2, 3 or 4? 4, yes. 4? Yes. Why? Because it looks like harmony, nice. Like everywhere. The 4. Yes, I totally agree with shape.
Non lo so, non mi piace nessuno di questi. Ma uno dei quattro. E se non mi piace nessuno? Ma uno lo devi scegliere. Per forza lo devi scegliere. Mi stai stringendo. Tre? Perché? Non mi piace nessuno di questi qua. Dove... Il 3 è il meno peggio. Il 3 è meno peggio. Preferisci l'intelletto? Sì, ovviamente. Va bene, grazie mille. E incontro anche qualche fan, in particolare questo ragazzo, che mi chiede una foto e mi dice una cosa che mi rende davvero orgoglioso. Sei uno dei motivi per cui mi sono iscritto in palestra. Davvero? Sì. Sei un grande. E motivato ulteriormente da uno di voi, continuo il nostro esperimento. 1, 2, 3 o 4 e perché? 3. 2. 3 perché? Perché è definito ma non troppo. Perché è proporzionato. Il 2? Sì. Proporzionato? Proporzionato. Ti piace il 2? Sì, mi gusta. Perfetto, sono d'accordo. Grazie ragazzi, buona giornata. Grazie. Allora, 1, 2, 3 o 4 e perché? 3. Perché mi sembra equilibrato tra pancetta e muscolo. È quello giusto. È quello giusto tra i 4, dici? Sì, perché no? Perfetto, grazie mille. Buona serata. Okay. Quindi in conclusione abbiamo 3 voti per la foto numero 2, 3 voti per la foto numero 4 e 15 voti per la foto numero 3. Cosa capiamo quindi dal nostro esperimento? Beh, che alle donne in realtà piace alla fine un fisico atletico. Un fisico quindi che sia estetico, ma che sia anche funzionale. Un fisico con cui scopare senza problemi, ma anche un fisico che non le metta in soggezione. Perché diciamoci la verità, il fisico numero 2 piace alle donne. La verità è che si sentono in soggezione. Perché? Perché è troppo, forse è troppo, non lo so. La verità è che troppo stroppia. Sempre, anche qui, anche nel mondo fitness.